stati degli impegni di spesa di tipo straordinario, ma sono stati degli impegni di spesa all'interno della gestione ordinaria attraverso appunto quanto già viene predisposto per il normale funzionamento delle attività e attraverso soprattutto la collaborazione importante interna e diciamo quella che è stata collocata nel bilancio complessivo dell'assegno di ricerca che viene sostenuto in un progetto però più ampio. Per quanto riguarda i tempi di chiusura, sono stati predisposti anche guardando quelli che erano gli andamenti un po' dell'affluenza dei visitatori alla Pinacoteca Stuart che rispetto di quello che forse più ampiamente può essere considerato e che magari di quello che succederà restituendo un museo anche comunicato meglio e più in grado di attrarre, non rilevavano in questo periodo un'affluenza particolare. E tra l'altro la Pinacoteca Stuart, grazie anche alla scelta di investire molto all'interno della didattica, e oggi con un significato importante rivolto alle scuole e alle famiglie attraverso i programmi didattici e quindi anche questo ha fatto prediligere il fatto di poter avere qualche giorno di chiusura in un contesto in cui alcuni festivi erano già previsti, questo da sempre, come non accessibili all'interno del museo. Quindi abbiamo definito di poter agire su questo.